Venerdì 4 dicembre 2020, amici di InvestV, benvenuti a questo ultimo appuntamento settimanale con la trasmissione dedicata alle strategie operative dei top trader italiani. Un avvio di contrattazione in lieve territorio positivo per quanto riguarda il nostro FTSE MIB, che attualmente fa segnare una progressione dello 0,33%, area 22.078 punti. Alcuni driver stanno guidando il sentiment degli investitori internazionali in questo avvio di seduta, in particolar modo quelle che sono le indicazioni sul fronte energetico, in particolar modo per quanto riguarda il petrolio e l'accordo dell'OPEC Plus su quello che sarà l'evoluzione degli output prodotti dai paesi appartenenti al cartello, anche quelli allargati, non propriamente dell'OPEC tradizionale. Poi vi è la questione legata ai nuovi stimoli americani che continua a tenere banco il mercato, legge positivamente queste indicazioni e poi sullo sfondo permane sempre la questione legata al coronavirus, non tanto per il numero dei contagi e dei morti che continua a salire. È interessante e drammatico al tempo stesso un dato. Ieri per gli Stati Uniti è stata una giornata davvero tragica con il record assoluto in 24 ore. Bene, come se di fatto negli Stati Uniti, al ritmo attuale di decessi quotidiani, si verificasse ogni giorno un 11 di settembre, giusto per fare un parallelismo con quello che è stato un evento inizio di questo terzo millennio davvero emblematico per la civiltà moderna. Non mancano dunque i temi in campo quest'oggi. Oggi anche a Piazza Affari vediamo proprio essere il comparto energetico a sostenere le quotazioni del nostro indice. Andiamo a fare un passo indietro a vedere come sono state le strategie in gara ieri. Non sono andate benissimo nessuna delle due squadre. In particolar modo abbiamo visto come abbiano maturato delle strategie negative sia tutti e due i trader in gara. Avevamo Nicola Para per quanto riguarda la squadra azzurra, che ha fatto registrare una performance negativa leggermente superiore all'1%, in particolar modo per quanto riguarda Nicola Para, meno 1,03%. Andata male anche lo short proposto sul nostro FTSE MIB da Tony Cioli Puviani, meno 2,49% per lui. Dunque, per quanto riguarda la squadra gialla, sul fronte della classifica aggregata è come se si riniziasse da 0, più 0,86% da inizio del contest. È indietreggiato nel corso di quest'ottava anche la squadra azzurra, ma continua a preservare un bel vantaggio rispetto a quella gialla, più 8,36. Sul fronte del punteggio allunga il passo la squadra azzurra a 35 punti contro i 33 della squadra gialla. E andiamo dunque a collegarci con Pietro Riglia, capitano della squadra azzurra. Ciao Pietro, buongiorno. Ciao Riccardo, buongiorno a tutti, buon trading. Eccoci qui. Allora, abbiamo detto stimoli americani, uno dei driver che sostengono l'umore positivo dei mercati, ne avevamo già parlato ieri, però soprattutto se andiamo a vedere nello specifico l'evoluzione di quelle che sono le notizie più importanti della giornata, in attesa di quelle che saranno le indicazioni macro provenienti dagli Stati Uniti nel primo pomeriggio, ecco che quello energetico, in particolar modo l'output previsto dall'OPEC Plus, è il vero driver di questa prima parte di giornata. Beh, senza dubbio, molto i temi nella giornata odierna e come dicevi tu, l'OPEC Plus raggiunge questo accordo, l'impatto è naturalmente positivo per quanto riguarda i prezzi del petrolio, prezzi del petrolio che si riportano quindi oltre i 45 dollari e a questo punto il trend rialzista, il trend positivo, il sentiment positivo che sul prezzo del petrolio dobbiamo ricordarlo. Si è innescato a inizio del mese di novembre, all'indomani delle notizie arrivate per quanto riguarda il vaccino, e potrebbe ora spingere i prezzi fin verso i top di inizio marzo 2020, posizionati in area 48 barra 48,50, parlo del WTI Crude Oil. In questo contesto, lo abbiamo detto ieri, importanti sono le notizie che arrivano da oltreoceano e si parla di questo pacchetto di stimoli fiscali, naturalmente non ha la
la capacità di quello che era in preventivo si pensava durante fine estate, inizio autunno, quando si parlava di oltre 2.000 miliardi, siamo intorno ai 1.000-1.200, e da questo punto di vista però potrebbe essere sicuramente un driver importante. E Wall Street su queste notizie ha allungato, ha fatto registrare nuovi massimi nelle ultime giornate con l'S&P 500, il Nasdaq, e queste notizie hanno avuto un impatto, perché ne stiamo parlando da diversi giorni, però sembra che il mercato non lo voglia ancora al momento vedere l'impatto che ha avuto poi sul biglietto verde, perché è un biglietto verde che si è indebolito e di conseguenza un euro che torna sui top di periodo, e a questo punto la BCE sarà portata, spinta a mettere sicuramente qualche pezza per evitare appunto che l'euro possa spingersi fin verso area 1,25, e noi sappiamo benissimo la forza dell'euro, poi quale potrebbe essere poi l'impatto sull'economia del vecchio continente. Quindi un euro che corre, dovuta quindi alla debolezza del biglietto verde, però noi l'altro giorno dicevamo che gli esponenti della BCE, quando vedevano questo euro forte, iniziavano con le loro dichiarazioni. Invece sembrerebbe al momento tutto fermo, nessuna parola, neanche da parte di Lane, che sappiamo benissimo è una colomba all'interno della BCE, e quindi a questo punto il driver importante si sposterà appunto giovedì prossimo, perché quello diventerà, dal mio punto di vista, uno spartiacque. Nel caso in cui la BCE dovesse aumentare la portata della sua politica monetaria espansiva, quindi l'aumento del PEP ormai, ma soprattutto credo che possa anche portare il board a nuove idee per quanto riguarda le famose aste di LTRO, quindi potrebbero anche lì esserci delle importanti novità. Nel caso in cui la BCE appunto mettesse mano a nuovi strumenti o ad aumentare la portata di questi strumenti, sicuramente il mercato potrebbe trovare nuovi spunti rialzisti, perché ora il mercato, messo da parte tutte quelle notizie che abbiamo avuto durante il mese di novembre, vaccino, la vittoria azzoppata di Biden, che poi per il vaccino ricordiamoci, e il mercato anche stamattina sembra non voler leggere questa notizia, ma Pfizer, credo che lo hai letto anche tu, dimezza i target per quanto riguarda le forniture del vaccino, e per alcuni problemi sorti. E quindi il mercato ora cerca nuovi spunti, nuovi driver per poter far continuare quel rally che si è innescato all'inizio del mese di novembre. E quindi la BCE in quel caso diventerà veramente un driver importante, perché nel caso in cui, e noi non possiamo escludere nulla quando abbiamo dinanzi a noi la Lagarde, potrebbe, nel caso in cui appunto non dovesse decidere nulla ed esserci lo status quo, allora a quel punto i mercati coglierebbero questo per far innescare quella correzione appunto che sui mercati al momento non c'è stata, perché noi abbiamo visto alcune giornate negative, però se noi guardiamo il nostro indice principale, dai top di periodo ha perso intorno all'1,5-2%, praticamente ha perso veramente poco il nostro indice principale, così come il DAX, l'America è rimasta sui top, non c'è stata quella correzione che era utile per scaricare gli eccessi che si erano raggiunti nel mese di novembre, 4 settimane al rialzo, ne abbiamo parlato più volte, performance che non si vedevano da 33 anni a Wall Street e da decenni in Italia. Quindi questa è la situazione che c'è appunto sui mercati. Calma, calma piatta in queste giornate, tutti in attesa appunto di un qualcosa che possa appunto dare spunto ai prossimi appunto movimenti, o al rialzo naturalmente o al ribasso. Ma credo che il market mover sia a questo punto la BCE. Tu parlavi di oggi dati importanti che arrivano dall'oltreoceano. Quelli sono dati importanti perché arrivano dall'occupazione, quindi dai consumi, non abbiamo visti anche le scorse come erano calati, i salari, non i consumi oggi, e quindi sicuramente i dati macro che arriveranno dall'oltreoceano ci faranno anche capire com'è lo stato dell'economia americana nel tempo appunto di queste misure restrittive, di questi lockdown, se come dice appunto la Fed e come ha confermato Biden solamente 2 giorni fa, per l'America, visto che loro potrebbero sicuramente sapere già i dati, si aspettano tempi bui i prossimi mesi appunto per l'America in tema di economia. Quindi questa è la fase in cui i mercati si muovono, poche di
novità di rilievo rispetto appunto ai nostri appuntamenti. E invece in Italia, per tornare da noi, poi ti lascio la parola, i soliti temi con possibili appunto il settore bancario sempre sotto osservazione per possibili merger acquisition, però quello che notiamo a Piazza Affari in queste ultime giornate è la ritrovata forza del settore industriale. Noi tante volte abbiamo parlato di Leonardo e credo che da questo punto di vista il titolo finalmente sembra aver ritrovato quella forza che da marzo 2020 fino a ottobre aveva spinto appunto il titolo su degli importanti minimi di periodo. Quindi credo che il titolo, appunto, il settore industriale sia tornato in Italia uno di quei settori da monitorare che appunto nelle prossime settimane potrebbero appunto registrare performance importanti. Ecco Pietro, mi faceva un po' ridere quando parlavi prima di Joe Biden, della sua vittoria azzoppata. Avevo in mente una sua immagine mentre cammina in questi giorni con il tutore al piede. Però ecco, un elemento secondo me importante di questa settimana, in particolar modo della seduta di ieri e di quella del giorno prima, quindi quella di giovedì e di mercoledì, è, per quanto riguarda il Nasdaq nello specifico, questa pressione, anche questa chiusura sopra quelli che erano in precedenza i massimi storici, ed è un movimento, in generale quello sviluppato anche nell'ultima decade, che dà veramente spazio a una nuova interessante progressione. Adesso prendiamo proprio il grafico, anche in regia lo vediamo. Lo avevamo sottolineato subito dopo l'esito delle elezioni, come vi fosse stata questa creazione di questa figura che ha delle veleità evidentemente rialziste e costruttive a sua volta, ed ecco che proprio vediamo chiusura di ieri sopra i precedenti massimi, è un segnale direi molto importante perché va sostanzialmente ad avvalorare la forza di questa figura. Beh, senza dubbio la rottura appunto dei 12.450-12.000 appunto dei top, degli ex top registrati durante il mese di settembre e che avevamo anche cercato di raggiungere tra ottobre e novembre, sicuramente un segnale importante quello che arriva dal Nasdaq. Sicuramente la rottura appunto dei massimi di sempre potrebbe aprire degli spazi importanti per quanto riguarda il settore high tech. Settore tech che sembrava essere stato messo da parte con la scoperta, con le notizie riguardanti il vaccino, invece abbiamo visto come il settore tech è ritornato, ma dobbiamo anche dire grazie a dati societari importanti che sono arrivati durante le settimane passate, ha ridato nuovamente smalto a questo settore e credo che nelle prossime giornate, con la conferma appunto dell'indice high tech del Nasdaq sopra i top di periodo, i 13.000 punti potrebbero non essere appunto nelle prossime settimane, potrebbero non essere appunto una sorpresa per quanto riguarda il Nasdaq. Io rimango sempre dell'idea che gli indici americani fino all'insediamento di Biden e quindi fino ai primi 100 giorni, quindi quando poi verrà messo in campo il programma e specificato appunto il programma della missione Trump, della missione Biden, credo che il mercato americano rimane il mercato appunto preferibile da tradare, da investire, e anche lì ancora una volta le correzioni in questa appunto fascia temporale potrebbero sempre essere delle ottime occasioni per naturalmente su fase correttiva di entrare in acquisto, quindi non solo Nasdaq ma anche S&P 500, perché anche S&P 500 invia appunto segnali di forza, e anche lì la correzione è una correzione praticamente debole. Abbiamo visto come sulla correzione rientrano veramente i flussi in acquisto in maniera importante, e poi ricordiamoci che l'S&P 500 godrà nelle prossime settimane dell'ingresso di Tesla, e sicuramente potrebbe essere anche un mercato, e noi sappiamo benissimo come Tesla è volatile, leggermente più volatile più degli anni passati con l'ingresso appunto di Tesla. Comunque sicuramente un importante driver anche questo, e quindi per arrivare appunto alla conclusione, ripeto, riconfermo quella importante view positiva sugli indici americani fino appunto all'insediamento di Biden, i primi 100 giorni, quando ci saranno appunto manifesterà appunto il suo programma, e quindi poi si capirà appunto e si farà appunto un'attenta valutazione per capire poi quello che ci aspetterà appunto post Biden, dopo l'insediamento. Pietro, tu
Assolutamente corretto quello che dici. Mi permetto io di fare una mia considerazione personalissima. Sta arrivando il Natale, penso che sarà il Natale caratterizzato dalla A di Amazon, con una quantità di acquisti fatti con quello che è il principale player a livello mondiale sul fronte dell'e-commerce, assieme evidentemente anche ad Alibaba, ma è una realtà quella di Alibaba meno vicina a noi per evidenti questioni anche geografiche, però ecco, insomma, non è un appello, è una considerazione. Anch'io, anche la mia famiglia acquista evidentemente su Amazon. Teniamo a mente quando facciamo gli acquisti che siamo in un anno particolare, teniamo a mente tutte quelle categorie di commercianti che stanno vivendo mesi difficili, del neofemismo. Sì, Amazon, no, solo Amazon, ecco, questo è il messaggio, anche perché poi andiamo a vedere dove pagano le tasse, quanto pagano le tasse. È vero che la società di Jeff Bezos si giustifica dicendo che fanno lavorare tanto le piccole e medie imprese, non è che queste piccole e medie imprese poi in realtà nella quotidianità non vanno a vendere i loro prodotti ai diversi commercianti. E un'altra considerazione annessa, i commercianti sono fondamentali anche come controllo del territorio, come vitalità delle città. Immaginatevi dei centri storici senza negozi, oppure anche magari quei quartieri non propriamente centrali dell'Interland o di periferia, senza i punti vendita, come diventerebbero davvero spettrali e anche pericolosi, probabilmente in alcuni casi. Quindi mettete nelle vostre decisioni di acquisto in gioco anche questi fattori che vanno al di là di magari spendere 10 centesimi in meno su alcuni acquisti. Detto appunto da una persona che comunque acquista su Amazon. Ma come si diceva con i latini, in media re si può trovare una soluzione che possa bilanciare tutti gli elementi. Pietro, allora, io oggi so che sei tu che rappresenti la tua squadra, quindi direi di fare un piccolo cambio nella solita scaletta. Invece che iniziare con la vostra strategia, iniziamo con quella della squadra gialla e poi andiamo a sentire cosa ci proponi tu. Che ne dici? Sì, perfetto, sostituisco Pietro Pagello per un contrattempo, quindi lui ritornerà poi lunedì, quindi mi metto io in campo sperando di andare bene. Ok, allora a proposito di trader della squadra gialla, andiamo a ritrovare con noi Luca Padovan. Luca, ciao, buongiorno. Ciao Riccardo, buongiorno. Non è iniziato benissimo il collegamento, sta un po' saltando. Allora, Luca, ho visto la strategia, o meglio, sottostante la strategia prima di andare in onda, se ci spieghi le motivazioni e soprattutto che strumenti hai selezionato? No, direi che si è bloccato. Allora, facciamo così, un veloce cambio di nuovo di programma. Pietro, sei in collegamento? Pietro? Pietro, mi senti? Pietro? Eccomi. Eccomi, allora abbiamo dei problemi con Luca. Allora, nel frattempo che regia mi sistema un attimo il problema, andiamo a vedere quella che è la tua strategia. Non si riesce a fare il cambio di scaletta. Niente, non lo facciamo, ma noi subito riusciamo a rimetterci in moto. Allora, la nostra strategia odierna è sul titolo italiano. Credo che insieme ad STM sia il titolo più forte presente sul nostro listino. Parlo del titolo Fiat, lo abbiamo più volte trattato insieme alla mia squadra e nei nostri interventi su Investibin. Abbiamo parlato più volte della bontà del trend rialzista in atto, di un trend che si è innescato a fine marzo. Ricordiamo i prezzi sotto la soglia dei 6 euro. È un titolo che anche in questi casi tutte le correzioni sono state occasioni d'acquisto. La trend line rialzista, appunto, che si innesca dai minimi di marzo, ha sempre sorretto i prezzi nelle fasi correttive. Cosa notiamo nelle ultime giornate? Notiamo praticamente nelle ultime 2 settimane una fase di leggera
di leggero consolidamento tra i 13 euro e le importanti resistenze. Sì, guarda che adesso si è riconnesso. Sto solo una cosa, Pietro, per regia, se togliamo l'audio di Luca Padovan che sta entrando in trasmissione. Ok, vai Pietro. Nelle ultime giornate cosa abbiamo notato? Dopo aver il titolo rotto l'importante soglia dei 13 euro, abbiamo notato una fase praticamente di consolidamento, una fase di leggera lateralità tra i 13 e i 13,25, con volumi che sono tornati bassi, e nella giornata odierna invece guardiamo, notiamo l'importante rottura appunto della resistenza, appunto posta in area 13,25, 13,27, sono i top delle ultime giornate. Quindi dal mio punto di vista il break odierno, la rottura con gli indicatori che nuovamente di forza, che nuovamente ritornano ad essere impostati al rialzo, viene vista appunto come un importante segnale short. Naturalmente non inseguo il prezzo perché non avremmo un rischio rendimento dalla nostra parte, e mi auguro, guardando poi anche i volumi nell'intra di questi primi 80 minuti, mi piazzo in ingresso, mi potete in ingresso area 13,28, che appunto sono le ex resistenze, e 13,28, uno stop loss in area 13,13, i minimi di ieri, perché i minimi di ieri sono stati fatti in area 13,156, quindi leggermente più basso dei minimi di ieri, e metto un importante target ambizioso perché siamo in area 13,61. Tu mi dirai perché questo numero strano, 13,61, però se io dovessi allargare il grafico e andare nel mese di dicembre, quindi un anno fa, per l'esattezza il... che è il titolo ancora lasciato aperto, quindi metto quel target sperando appunto che nell'intra il titolo possa leggermente correggere, darci l'opportunità di entrare, un rischio rendimento abbastanza contenuto, un target ambizioso. Quindi questa è la mia operatività su Fiat, sapendo appunto che è un titolo che praticamente anche nell'intra le possibilità, quando parte così di debolezza, quindi di possibili ritorni sulle ex resistenze, difficilmente la offre. Però andare ad inseguirlo non è nella mia strategia, e quindi aumenterei solamente il rischio, e quindi aspetto l'eventuale appunto correzione intra. Quindi questa è la nostra operatività odierna. Ascoltami Pietro, stiamo vedendo la strategia che è molto, molto interessante, molto bella. Io penso che da un punto di vista operativo sia sempre molto difficile avere la forza, quando poi si è sui massimi di periodo, così come quando si è sui minimi, di riuscire a comprare alla rottura. Probabilmente il trade, anche il livello che hai indicato tu, perfetto, era quei 13 e 31 da fare sulla forza nel corso della prima ora di contrattazione, perché poi adesso ipotizzare un ritracciamento così profondo, sì, certo, si può verificare nel corso della seduta, però insomma diventa meno probabile. Da un punto di vista tecnico vorrei chiederti un consiglio anche per gli amici a casa, come si gestiscono queste situazioni, nel senso i trader si dividono in due macro categorie, quelli che vogliono assolutamente seguire il trend e quindi vanno a mercato nel momento in cui vengono rotti i massimi, quando vengono rotti i minimi, il rischio poi è ovviamente di prendere un ritracciamento in faccia, addirittura di aver sbagliato e lì lo stop diventa problematico, ma poi magari di vivere male la gestione dell'operazione fino a che si sta vivendo il ritracciamento prima della prosecuzione del movimento direzionale nella direzione presa. Quali possono essere dei trucchi per gestire queste operazioni? Beh, allora, noi partiamo dal presupposto che la nostra operazione deve essere fatta dopo le 10. Come dicevi giustamente te, in apertura di giornata il titolo si è portato tra le 9, ti dico subito, le 9.18, 9.20, sopra le importanti resistenze, 13,28, 13,30. Cosa noto se io vado a guardare un grafico intra, e quindi può aiutarmi il grafico intra con i volumi, con alcuni indicatori? Noto che appunto la rottura di queste importanti resistenze viene accompagnata
da forti volumi. Quindi in quel caso, naturalmente, la rottura poi di un'importante resistenza, sappiamo benissimo che poi non la vediamo solo noi, la vedono anche tantissimi, anche gli istituzionali. Quindi la rottura di quelle resistenze, che sono dei top di periodo, il mercato l'ha letta positivamente con i volumi. Quindi i volumi cosa ci stanno a indicare? Che la partecipazione, appunto, nell'intra, degli investitori del mercato, quindi sicuramente quello era un segnale importante, un segnale da seguire. Naturalmente, visto che noi facciamo l'operazione dopo le 10, cosa facciamo? È sottinteso che si guarda, per avere un rischio abbastanza basso, si guarda appunto quale può essere il livello nell'intra dove appunto c'è la concentrazione di volumi, che appunto è appunto quella che abbiamo visto all'inizio, 13,28, 13,30. In quell'arco lì, anche tra il 13,35 nell'intra, si vedono volumi importanti che hanno appunto spinto i prezzi fin verso la 13,45. E cosa noti anche nell'intra, se metti il grafico, se noi guardiamo anche un grafico a un minuto con anche i volumi, che le leggere fasi di correzioni intra, naturalmente, avvengono con volumi bassi, e quindi ti fa capire appunto che il mercato oggi è posizionato in questo momento, naturalmente, poi stante questa situazione attuale, il mercato appunto è posizionato long sul titolo Fiat. Naturalmente, quando un trader investe sul mercato, naturalmente deve avere un'ottica anche temporale dell'operazione che va a fare. Se io vado a fare un'ottica di multi day, quindi cerco di rimanere, noi la nostra operazione finisce a metà giornata nel contest, ma se dovessimo fare delle operazioni multi day, tra virgolette, cambia anche il livello di operatività. Naturalmente su titoli forti, su titoli che sono in tendenza, come dicevi giustamente te, e non mi faccio prendere dalla foga, dall'acquolina in bocca di vedere che il titolo sale. Cerco sempre, con calma, naturalmente, di aspettare, di non avere la fretta, la furia, appunto, di inseguire un rialzo. Il rischio poi, anche perché nessuno ci assicura nulla quando si va ad investire, il rischio è quello sempre di rimanere col cerino in mano. Bisogna sempre appunto entrare, avendo studiato appunto il grafico, qual è il miglior punto d'ingresso nella nostra operatività. Questo è un titolo forte. Nel caso fossimo stati in un titolo impostato al ribasso, allora in quel caso la strategia cambierebbe, perché nel caso in cui in trend ribassista abbiamo un pattern di inversione, quindi abbiamo un segnale di forza, allora in quel caso si può entrare anche alzando leggermente l'ingresso, anche perché in quel caso un pattern che ci dice di inversione, quindi da un trend ribassista passa a un trend rialzista, cambia la nostra operatività. Ma naturalmente poi sono cose queste che col tempo il trader, con l'esperienza, affina sempre di più. Perfetto Pietro, allora ti ringrazio, è stato un piacere averti con noi, evidentemente ci ritroviamo lunedì, andremo a scoprire com'è andata la tua strategia, soprattutto se il mercato ti ha permesso di poter entrare in questa cavalcata che sta caratterizzando la seduta odierna di FCA. Grazie ancora Pietro. A te Riccardo, buona giornata, buon trading, buon weekend, a lunedì, ciao a tutti. Allora, riproviamo a vedere se abbiamo in collegamento Luca Padovan. Luca, mi senti? Sì, ti sento bene Riccardo, voi? Ok, noi ti sentiamo bene. Allora, dicevo, avevo visto la strategia che volevi proporre e interessa quel Nasdaq 100 che, come dicevamo prima con Pietro, proprio ieri ha aggiornato i massimi storici. Livelli operativi, direzione e motivazioni. Sì, in controtrend rispetto a quello rispetto al trend di fondo che è nato oggi, un po' rispetto a quello di cui avete parlato prima. La mia strategia oggi è short sul Nasdaq 100, livello operativo d'entrata al prezzo di 5 minuti fa 12.510, lo stop loss non troppo, che qualora questo trend rialzista fosse molto forte, non possiamo permetterci di perdere troppo, quindi a 12.590, e un take profit, un target più ambizioso di 200 punti a 12.500. Quindi un rapporto rischio-rendimento abbastanza favorevole, non è sicuramente un'operazione probabile, nel senso... il trend in atto vediamo che è rialzista, ma non più povero per sempre non è una legge, diciamo, però vedo
possibili, insomma, possibili correzioni importanti all'orizzonte, quindi. Luca, una considerazione che mi viene da fare, rivediamo magari anche il grafico del Nasdaq, sono candele, ogni candela rappresenta un 15 minuti di contrattazione. Ieri abbiamo sì visto i nuovi massimi storici, ma al tempo stesso abbiamo visto una notevole battaglia fra compratori e venditori. E lo dimostra anche l'ampiezza delle candele, nel senso si assistevano a forti spinte rialziste, come possiamo per esempio vedere qui, al tempo stesso seguite da forti spinte ribassiste, nuove ondate in acquisto. Insomma, è stata quella arrotondando dell'area dei 12.500 punti, un'area davvero combattuta. Poi, evidentemente, se ci si sposta su un orizzonte temporale più esteso, si nota come il quadro tecnico sia assolutamente ancora impostato al rialzo. All'interno della seduta di ieri, però, non si può non segnalare questo nervosismo. Sì, intorno a 12.400-12.500 anche io lo sto notando da un po' di giorni, infatti sto tradando il Nasdaq da un po' di giorni, si vedono forti scontri. 2 giorni fa è successo il contrario, in apertura a Wall Street, come vedi, c'è stato delle forti vendite, oltre e anche il giorno prima, quindi sia 2 giorni fa che 3 giorni fa, all'apertura di Wall Street ci sono state fortissime vendite e subito recuperate a V da forti acquisti. Il giorno prima le vendite sono state addirittura di oltre 200 punti, quindi in apertura, come si vede, si era tornati verso i 12.000, 12.100, 12.080 se non sbaglio, è stato il minimo toccato, e poi subito, in un paio d'ore, subito tutto recuperato. Quindi l'impostazione che abbiamo visto era nettamente al rialzo. Ieri è stata la prima giornata dove, diciamo, compratori e venditori erano equipollenti, e quindi Cioè, secondo me, non. guarda, lo facciamo anche vedere. Secondo me il movimento, tra virgolette, più brutto per un trader è rappresentato da questa prima ondata che porta evidentemente alla rottura di questo livello resistenziale. A quel punto uno pensa che inizi una vera e propria nuova cavalcata, un inizio di correzione che dovrebbe tecnicamente rappresentare il classico pullback. Invece, ecco, movimento che va a rimangiarsi tutto il rialzo, addirittura va a rompere i supporti e non è neanche più un falso segnale perché poi vediamo un riapprezzamento significativo. Insomma, sono quei movimenti che fanno male ai trader, ma soprattutto, secondo me, segnalano del nervosismo. Sì, infatti io scommetto, diciamo, spero nel nervosismo e che l'esercito dei venditori sia superiore a quello dei compratori oggi. Cioè, ieri secondo me è stata la prima giornata incerta, no? Perché poi alla fine chiudere a più 0,4, a meno 0,3 non è che cambia, non è un netto segnale rialzista. Spero fosse l'ultimo giorno della cavalcata vincente. E adesso iniziare un piccolo ciclo, diciamo, di prese di profitto, niente di trascendentale, niente di tragico, ma una sana correzione. Ecco, questo è quello che mi auguro. Per questo anche lo stop è abbastanza stretto, Domanda perché poi. secca, Luca, domanda secca. Secondo te chi sta comprando in questo momento e chi sta vendendo? Perché evidentemente se c'è qualcuno che compra è perché c'è qualcuno che vende. In questo momento stanno comprando gli investitori privati e stanno vendendo i pezzi grossi, secondo me. Al di là, comunque, alcuni report, per esempio, del giro portafoglio di Warren Buffett, che ovviamente, essendo importante, è obbligato a comunicarlo alla SEC, la stessa cosa per il fondo Bridgewater di Ray Dalio, e loro hanno venduto, beh, Warren Buffett ha venduto 30 milioni di azioni di Apple. Che insomma non è poca roba. Lui, se non mi ricordo se è il primo o il secondo azionista di Apple, e hanno venduto entrambi questi due personaggi molto, molto sul tecnologico. Hanno comprato qualcosa principalmente sul, diciamo, nel mercato tradizionale. Ho visto che hanno ricomprato bene Walmart, hanno ricomprato bene altre aziende, i titoli bancari, qualche grossa banca americana. E quindi secondo me, se comunque siamo ancora sui nuovi massimi, nonostante
i big player inizino a smobilizzare e monetizzare, e vuol dire che stanno comprando gli ultimi, cioè diciamo gli investitori privati, sulla spinta di Tesla. Quello che sottolinei tu è, tra virgolette, un campanello d'allarme, nel senso sappiamo che quando si verifica questo scenario bisogna stare davvero con le antenne ritte, perché evidentemente la forza di sostenere il mercato di un istituzionale è ben diversa da quella di un investitore retail. Luca, allora io ti ringrazio e speriamo che tu possa bilanciare un po' quella che è la nostra settimana, su cui pesano le bruttissime performance maturate a causa mia con quel long su Unicredit. Prima o poi mi verrete a trovare tutti i compagni della squadra a menarmi perché rovino tutte le performance che portate a casa voi. Luca, grazie Dai, mille a ancora. te, grazie mille, un saluto a tutti. Ciao, buona giornata. Allora, facciamo il riepilogo di quelle che sono le due strategie in gara quest'oggi. Abbiamo sentito Squadra Azzurra con Pietro Origlia proporre una strategia long su FCA, in questo caso livello di attivazione 13,28 euro per azione, stop a 13,13, target a 13,61. Sul fronte opposto, in questo caso sul Nasdaq 100, la strategia che caratterizza la giornata odierna della squadra gialla, con Luca Padovan che è entrato in vendita a 12.510 punti. Lo stop loss è posizionato a 12.590 e il target price a 12.310 punti. Vi ricordo che potete operare anche voi su questo sottostante, il Nasdaq 100, così come anche su FCA, ma altresì su numerose altre azioni italiane, estere, i principali indici di borsa a livello internazionale, quali l'S&P 500, il Nasdaq, il Dow Jones, senza tralasciare il Nikkei, piuttosto che il FTSE 100, il DAX, l'Eurostoxx Banks, l'Eurostoxx 50 e via dicendo, utilizzando i certificati e in generale i prodotti a leva prodotti sul mercato italiano a Fontobel Certificati, certificati.fontobel.com, il sito di riferimento dell'emittente elvetica. E come potete vedere, abbiamo proprio un'intera sezione dedicata a questa tipologia di prodotti, leva fissa, turbo e cover warrant. Andando nello specifico a vedere le soluzioni che hanno come sottostante il Nasdaq 100, vediamo sono 36 le possibilità long e short che avete per prendere posizione sull'indice tecnologico americano, e anche qui abbiamo davvero molteplici livelli di rischio che possono adattarsi al meglio alle vostre esigenze e anche propensione al rischio inevitabilmente, con le declinazioni short che partono da una leva minima di 5,01 e poi vanno a salire ben oltre la doppia cifra. Vediamo per esempio questo strumento che ha una leva finanziaria di 35,95 e una distanza barriera però molto esigua, pari all'1,87%. Come sapete, la leva finanziaria di un Turbo Certificates è strettamente legata a quella che è la distanza o la vicinanza del sottostante dal livello di knockout, livello che, se toccato, porta alla completa perdita del valore del certificato. Dunque, su certificati.fontobel.com potete trovare tutti i dettagli su questa tipologia di strumenti. E proprio i Turbo Certificates, così come i leva fissa Certificates, sono state due tipologie di strumenti che hanno caratterizzato l'ultima edizione dell'ETCAP, quella che si è chiusa esattamente una settimana fa, e abbiamo visto con Ascanio Strinati come si stava delineando, come era di fatto già delineata la classifica prima dell'ultima giornata di gara, e ora andiamo proprio a sentire Ascanio Strinati per avere l'ufficialità di come si è chiuso questo contest 2020 di ETCAP. Ascanio, ciao, ben ritrovato. Ciao Riccardo, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti, naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano. Allora sì, abbiamo l'ufficialità, abbiamo un campione, sospettavamo che sarebbe stato Luigi Pegoraro il campione della 23ª edizione dell'ETCAP e ovviamente, ovviamente, abbastanza chiaramente, si è confermato tale. Vince con il 64,76% di rendimento, che è un rendimento, vale la pena ricordare, realizzato in circa un mese e mezzo, 6 settimane, giù di lì, quindi è un rendimento di assoluto rispetto. Al secondo posto si conferma suo cugino Daniele,
a 37-67%, vi state facendo vedere la classifica, ottimo. Al terzo posto Fabrizio Minciotti con un 14,97%. Allora, come ho già detto la scorsa settimana, quando abbiamo commentato la classifica provvisoria, che era sostanzialmente molto simile a questa, benissimo i Pegoraro, ma non li vediamo per la prima volta adesso. Sono degli habitué del podio del campionato, l'hanno già vinto, comunque ci sono andati vicini e via discorrendo. Menzione d'onore per Fabrizio Minciotti, che è partito subito con un passo falso, quindi ha preso beh, poi ce lo ricorderà lui, ce lo racconterà lui, visto che mi risulta essere uno dei tuoi ospiti, però lui ha preso una sleppa iniziale e da lì è riuscito soprattutto intanto a macinare utili, ed è questo è un merito, ma al di là di questo è riuscito a tenere i nervi molto saldi, e questa non è cosa da poco. Io vi segnalo un articolo su itcap.it, nella parte blog, dove io ho ricevuto, e mi ha fatto moltissimo piacere, una lettera da Luigi Pegoraro. Sì, parola di campione, come dire, un campionato di borsa con soldi veri, quello è l'articolo. Luigi Pegoraro mi ha scritto: adesso bisogna raccontare che i Pegoraro sono persone schive, definirli timidi e schivi si fa un eufemismo. Sono persone che proprio non ne Allora, vogliono sentire ti correggo un parlare, attimo, Ascanio. dimmi. Sono molto riservati, non sono timidi, perché sono delle persone molto belle, come abbiamo Sono persone. passato l'anno scorso in occasione del Tolexpo una serata con loro e devo dire davvero di compagnia, riservati, molto modesti. Perché nonostante Molto. venissero già da una netta vittoria nella prima edizione di TCAP 2019 e nonostante avessero appena vinto anche la seconda edizione, mettendosi alle spalle fior di trader, ecco, si sono presentati davvero in punta di piede, quasi con timidezza. Sì, esattamente, esattamente, esattamente così. Quindi tu puoi facilmente immaginare, i telespettatori dopo questa descrizione possono facilmente immaginare quanto piacere possa avermi fatto ricevere una mail in cui Luigi Pegoraro si metteva lì e scriveva, l'ho riportata integralmente, invece, proprio copiata e incollata, perché veramente non c'era nulla da aggiungere, vabbè, a parte i saluti, a parte le cose personali che, vabbè, ho tolto via perché non interessavano ai lettori. Però la mail è integralmente, dove c'è tutto il suo metodo. E va aggiunto che tante volte si parla di metodo dei campioni. Tra l'altro, perdonami, piccola digressione, fammi salutare Luca Padovan, che è un altro che l'ITCAP l'ha frequentata ad ottimi livelli, quindi saluti e buona fortuna. Tante volte si parla di metodo dei campioni, come se fosse una specie di sacro graal, se fossero dei miracoli, delle cose. Tantissime volte, nella stragrandissima maggioranza dei casi, il tutto si riassume in lavoro. Molto banalmente, ti metti lì, lavori, soprattutto controlli il rischio. Adesso pubblicheremo rapidamente un'analisi fatta da, la pubblichiamo subito dopo questa trasmissione, o comunque nel weekend, un'analisi fatta da Eugenio Sartorelli sull'operatività dei tre campioni, dei tre vincitori, dove si evidenzia essenzialmente che, come sempre si è evidenziato negli anni scorsi, perché la storia è sempre quella, il controllo del rischio, il controllo del rischio, il controllo del rischio. E questa è diciamo così, il tema dominante di ogni storia di successo. Ma l'altro tema dominante è banalmente il lavoro, una sistematica applicazione di metodi volti al controllo del rischio e alla individuazione di occasioni dove il rischio e il rendimento risulti più possibile a favore. I Pegoraro si sono dimostrati veramente molto abili in questo, sono stati molto abili nel valutare l'operatività, nel valutare le inefficienze del sistema, che poi inefficienze non sono, cioè sono inefficienze sono occasioni per i trader, ma sono strutturali per gli emittenti o per il sistema nel suo complesso. Quindi sicuramente abbiamo conosciuto persone di grandissimo valore, sicuramente, come capita quasi in tutte le edizioni del campionato, c'è sempre un trader che
che giustifica il lavoro per fare il campionato, insomma, se mi permettete questa cosa. Un'ultima notazione, e poi mi taccio, o sempre se tu abbia delle domande, ovviamente sono qui, ma piuttosto do la parola a Fabrizio, che così ci spiega un po' di cose che sono più interessanti. Però non posso non concludere un campionato senza ringraziare coloro che il campionato lo rendono possibile, perché vabbè, uno lo organizza, lo idea, fa tutto quello che deve fare, però se non c'è una collaborazione generale, questo non può avvenire. E mi piace ringraziare Francesca Fossatelli di Vontobel, e quindi Vontobel, che ci ha accompagnati in questo percorso. Adesso poi ha fatto altre scelte professionali, ma questo non cambia. Mi piace ringraziare Cristina Di Giore, santa donna dotata di pazienza infinita, e di Elena Motta di Directa Sim. Mi piace ringraziare un signore un po' delinquenziale, un tale Riccardo De Signori, che fa il giornalista a tempo perso. Come mi piace assolutamente ringraziare Bulgarelli e Eugenio Sartorelli di Siat, senza il cui supporto anche pratico, proprio di analisi, di valutazione, eccetera, oltre che di comunicativo, il campionato perderebbe veramente molto del suo valore. Io di questo ne sono assolutamente convinto. Poi, ovviamente, me ne sto dimenticando 100.000, mi scuseranno, diamo per fatti i saluti del caso. Sinceramente, 23 edizioni sono tante, 22 anni di campionato sono tanti. Quest'anno, come ho già detto più volte, non è stato facile, è stato piuttosto faticoso, anzi molto faticoso. L'anno prossimo abbiamo idee, con gli amici vecchi e nuovi, con amici vecchi o con amici vecchi che sono tornati nuovi, abbiamo idee abbastanza pazze, abbastanza innovative. Vediamo quanto le riusciamo a fare pazze. Stay tuned, vi terremo aggiornati, come dicono quelli. Adesso mi taccio. Guarda, è sempre bello sentirti perché poi appunto ricordavi 22 anni che abbiamo i T-Cup di acqua sotto i ponti, ne hai vista passare, direi che l'esperienza non ti manca anche per capire chi è il trader che hai davanti, in special modo. Penso che dopo qualche anno che si fa questo lavoro bastano davvero pochi minuti per capire quanto vale il trader che si ha davanti ancora prima di vederlo operare. Quindi poi in squadra, banalmente una squadra gialla, quella capitanata da me, abbiamo quel Luca Padovan e quel Fabrizio Minciotti che proprio da ITCup abbiamo selezionato per la loro brillantezza. E ti dico, da capitano della squadra, per me è sempre un piacere ed un onore averli in competizione perché so che hanno una serietà, una metodologia e anche una resa in termini di performance davvero, davvero notevole. Mi associo anch'io ai ringraziamenti che hai fatto tanto a Directa nella persona di Cristina Di Giore piuttosto che di Carola Montaldo, Elena Motta, Vincenzo Tedeschi e tutto, ovviamente allo staff di quello che è stato il pioniere del trading in Italia, grazie anche ovviamente all'apporto del dottor Segre e poi un abbraccio davvero forte anche a Francesca Fossatelli e un ringraziamento a tutto il team di Fontobel che ha voluto con molto entusiasmo abbracciare questo progetto per mostrare anche la validità dei certificati per operare nel mondo del trading sia in un'ottica intraday che multiday e ovviamente un applauso più grande di tutti proprio a te Ascanio perché riuscire a tenere le fila di tutto quello che è un semplice contest forse per alcuni, ma non propriamente semplice per chi deve gestire in modo preciso le performance e controllare che tutti i passaggi siano corretti anche da un punto amministrativo, non è poi banale, quindi chapeau. Grazie, troppo buono, ti ringrazio molto e in bocca al lupo a tutti quanti noi, in bocca al lupo a quelli che sono qualificati, in bocca al lupo a chi ha partecipato, magari se non con grandi risultati, però si è messo in gioco. Signori, non è facile vedere il proprio nome su una classifica, non è facile per gli esperti, figurarsi per quelli che esperti non lo sono tanto. E ce ne sono tanti, e se questi non si mettessero in gioco, noi non troveremmo talenti.
perché anche il fatto che semplicemente che si mettano in gioco spingono altri a farlo. Quindi anche l'esempio vale. Quindi signori, veramente grazie, complimenti a tutti perché già solo mettersi in gioco è una prova di coraggio. Quindi veramente mi tolgo il cappello anch'io volentieri, ma rispetto a costoro. Intanto grazie a voi tutti per averci seguito, ovviamente. Un abbraccio ancora a Scanio e allora appunto abbiamo parlato di quello che è stato il terzo classificato in questa edizione di IT Cup, Fabrizio Minciotti, che abbiamo avuto con noi anche questa settimana a Invest TV. Oggi lo ospitiamo non per proporre una strategia, ma per parlarci proprio della sua esperienza. Fabrizio, ciao e ben ritrovato. Ciao Riccardo, buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, hai chiuso in terza posizione, direi più 15%, più 14,97%, arrotondiamo più 15%, e soprattutto hai vissuto e sei stato capace di vincere una delle cose più difficili che capita nel mondo del trading, il partire male. Perché diciamo quando si parte bene, o come dice anche il detto, chi ben inizia a metà dell'opera, è molto più semplice poi avere anche la capacità di selezionare le operazioni con maggior diffidenza, quindi magari avere un approccio più cautelativo che permette poi di poter ottenere anche altrettanti bei risultati. Chi invece parte male solitamente si fa prendere un po' dalla foga di voler recuperare, perché poi bisogna andare anche non solo a recuperare, ma a guadagnare se si vuole vincere o primeggiare comunque nelle sfide. Innanzitutto vorrei chiederti quali sono state le asset class che hai selezionato principalmente e poi se ci racconti un po' questa esperienza dell'edizione 2020 di TCAP. Allora, le operazioni sono 15 operazioni in totale, tutte completamente sul nostro indice, quindi su Leva 7, certificato Leva 7 che replicava il nostro indice MIB. L'esperienza è stata, diciamo, positiva e negativa, nel senso 15 operazioni, 5 hanno perso un 15% del capitale arrotondando al decimale. E le altre 10 hanno portato un 30% di capitale positivo, con una chiusura insomma attorno al 15%, arrotondando leggermente, ecco, come dicevi tu prima. Da questo punto di vista non sarebbe male, perché un rapporto di 2 a 1 insomma, è un ottimo risultato. La nota molto negativa, un grosso drawdown tra il 26 e il 4 febbraio, che comunque sono sceso orientativamente di un 30% sotto il capitale, quindi ero già positivo di un 5-6% e quindi è stato un bello schiaffo. L'errore principale è abbastanza semplice per me da giustificare, da non fare. Allora, qual è la problematica per uno come me che lavora e fa trading? È quella, diciamo, di non poter essere permanente davanti allo schermo. Operare sul certificato c'è anche una penalizzazione per quelli come me che non è possibile, credo tutti i broker, ma sicuramente Directa è così, che diciamo era quello che ci permetteva di operare, di non poter mettere gli stop loss. Perché questo? Perché comunque sono prodotti molto volatili e quindi possono essere presi facilmente. Da un movimento anomalo che si può generare improvvisamente di volatilità durante la giornata, vieni colpito e quindi poi vieni chiuso e il trend continua facilmente a ripartire. Quindi io mi assento facilmente dall'operatività e mi trovo magari a ritrovarmi con un movimento anomalo che non avevo previsto. Il 20, diciamo, le prime due operazioni, la prima operazione è andata bene. La seconda operazione è una piccola perdita, la terza, diciamo. Vediamo se in collegamento sentivamo raccontare della sua esperienza, soprattutto di un aspetto non per niente banale: la possibilità o meno di stare davanti ai grafici durante la giornata, che poi è il discrimine fra chi fa del trading la propria professione e chi invece lo fa per
tra virgolette hobby, perché poi non è un hobby quando vi sono da gestire i propri risparmi, però insomma il sapere di avere magari una posizione al mercato e una commissione familiare o di lavoro può modificare assolutamente quelle che sono le performance e i risultati. Altresì abbiamo visto come però è possibile anche andare a operare sempre su un singolo sottostante. Fabrizio ci ha ricordato che ha operato solo sul nostro FTSE MIB utilizzando i certificati a leva 7, e questo permette di avere quella sensibilità maggiore esattamente sui prezzi che vengono battuti, avendo comunque una serie storica, un'expertise che magari non permette di vedere e stare sul mercato 24 ore al giorno, però dall'altra permette di capire quali sono le aree che maggiormente catalizzano l'interesse degli investitori. Fabrizio, una domanda vorrei farti. Tu hai detto che hai usato sempre i certificati a leva 7, dunque i certificati a leva fissa. Fontobel, sappiamo, offre anche sul nostro FTSE MIB numerosi turbo certificates che hanno delle leve che variano proprio a seconda della vicinanza o della distanza dal livello di knockout. Da qui la mia domanda. Come mai sempre in leva fissa 7 perché? Perché hai voluto utilizzare una stessa unità di misura, diciamo, per quando operavi? O perché sono anche degli strumenti che usi maggiormente tu? Nel senso, io penso che magari poteva anche essere l'occasione su determinati livelli molto importanti per mettere più alfa e cercare di mettere sotto pressione magari a famiglia Pegoraro andare a selezionare dei turbo certificates con ovviamente più rischi, perché sono sempre due voci a stessa medaglia, il rischio e il rendimento. Ecco, come mai questa scelta di usare sempre in leva fissa invece che magari alternare con diversi strumenti? Allora, la scelta è perché i leva 7 li conosco bene e quindi conosco bene come reagiscono, li ho studiati a livello di selezione, la scelta del valore per sfruttare bene il gap tra bidasca, quindi diciamo avere il minimo possibile. E gli altri dovrei analizzarli un pochino meglio, creare una lista di questi prodotti e studiarli nel loro comportamento, cosa che non ho potuto fare. Quindi ecco, andare su un qualcosa, cioè normalmente non tanto qui nei certificati, ma sono abituato ad operare su strumenti che conosco bene il loro comportamento. Quindi non mi avventuro mai su uno strumento nuovo se prima non ne ho visto bene come si muove, come si comporta. Cioè perlomeno credo, non è mai detta, credo di averlo abbastanza capito. Quindi diventerebbe un po' un gioco d'azzardo a tutti gli effetti. Chiaro, chiaro, chiaro. Beh, poi io sono dell'idea che ogni strumento si adatta alle caratteristiche di ogni persona, nel senso sappiamo, e vado ovviamente a banalizzare, che un trader che non ama molto la volatilità probabilmente si orienta verso lo Shatz, banalmente citando un titolo di Stato davvero poco volatile. Chi invece vuole sfruttare i movimenti e non si fa intimorire dalla volatilità, magari va a operare sul DAX, che invece ha delle fluttuazioni davvero significative nel corso di una seduta. Non vi è mai lo strumento migliore in assoluto, vi è lo strumento che meglio si adatta allo stile di trading del singolo operatore di mercato. Senti, Fabrizio, ma questi Pegoraro sono davvero delle macchine da guerra, mi viene da dire. Beh, sono bravi, lo hanno confermato. Questa volta a quello che insomma ho letto da Ascanio, da quanto pubblicato da Ascanio, non hanno operato sui Korro Warrant, quindi hanno dimostrato diciamo, di non essere bravi solo sui Korro Warrant, che sono prodotti finanziari che loro da 20 anni utilizzano, quindi conoscono molto bene, sono molto bravi a calcolare eventuali inefficienze che si possano formare e sfruttarle, e quindi hanno dimostrato di essere insomma capaci di operare un po' su tutti i sottostanti. Quindi insomma,
i risultati parlano chiaro, sono delle persone in gamba, cioè fanno un lavoro in maniera professionale e con ottimi risultati, quindi insomma il metodo che utilizzano dà dei buoni riscontri, non è cosa da poco e non è che succede facilmente. Perfetto Fabrizio, io ti ringrazio anche per il tempo che ci hai dedicato questa mattina, sappiamo che sei un imprenditore di successo e quindi ogni volta che dedichi del tempo a noi lo apprezziamo davvero molto. Un abbraccio a te e anche a tutta la famiglia, visto che siamo ormai prossimi alla fine settimana. Grazie, una buona giornata e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, andiamo a collegarci adesso con Francoforte, dove abbiamo con noi Alessandro Cassiani del desk Public Distribution dei certificati Fontobel in Italia. Alessandro, ciao, ben ritrovato. Ciao Edo, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo visto nel corso di questa puntata diversi spunti sul fronte del trading, sia per quanto concerne le strategie in gara in questa ultima puntata della settimana di InvestVille, la sfida tra i trader, ma altresì abbiamo visto quelli che sono stati i risultati finali di IT Cup e di come un trader molto valido, quale è Fabrizio Vinciotti, abbia adottato proprio i certificati a leva per partecipare a questo contest. Fontobel certificati però non è solo strumenti a leva, è altresì una vasta e ricca gamma di markets, dunque di certificati di investimento che hanno diverse strutture, ma soprattutto hanno la peculiarità di permettere all'investitore di prendere posizione su determinate storie societarie piuttosto che su determinati settori senza avere quel rischio diretto che si ha quando si va a investire concretamente in prima posizione sui sottostanti, dove il rischio principale, al di là di quello che è la storia sottostante, è di sbagliare il timing. Ecco, nelle ultime settimane si è parlato molto del petrolio, ma soprattutto di quel vaccino che dà una nuova spinta alle prospettive economiche internazionali, e le case farmaceutiche, lo vediamo, stanno sfidando, in gioco vi sono davvero molti miliardi di dollari fra quelli che saranno anche proprio le dosi di vaccino che verranno diffuse a livello internazionale. Pfizer, Moderna, AstraZeneca e non solo, sono tutte le società in campo, e voi come Fontobel avete portato sul mercato proprio un certificato che ha come sottostante queste aziende che ho citato, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Se ci racconti un attimo il come mai avete scelto questo trittico di strumenti e soprattutto quali sono le caratteristiche e le opportunità che possono permettere di avere, insomma, gli investitori qualora dovessero andare ad acquistare questo strumento. Sì, allora, nelle ultime settimane abbiamo visto forti cambiamenti nel mercato, per cui Fontobel, per tenere sempre una gamma di prodotti aggiornata appunto a quelli che sono gli sviluppi del mercato più recenti, ha emesso proprio in questa settimana un'ampia gamma di certificati di investimento. In particolare andiamo a vedere questo costruito su quelle che sono le società che hanno sviluppato i tre vaccini più promettenti contro il coronavirus, ovvero AstraZeneca, Moderna e Pfizer. È un Memory Cash Collect con scadenza dicembre 2023, per cui una durata di 3 anni, dotato di effetto memoria, una barriera autocall con una struttura step down che va dal 95% all'85%, e barriera premio e capitale osservata a scadenza del 60%, e paga un premio mensile di 0,84 euro per un rendimento annualizzato del 10,08%. Attualmente ha una quotazione intorno ai 90 euro, per cui sotto la pari, e come sappiamo dal funzionamento dei cash collect, alla prossima data di valutazione, ovvero il 1° settembre 2021, si possono delineare
due scenari, ovvero qualora tutti e Scusa tre i una sottostanti. domanda, Alessandro, scusa se ti interrompo, ma tu dici premio mensile di 0,84 euro, prossima data di valutazione 1° settembre 2021, questo è per il 1° settembre 2021, è la prima data in cui si avrà la possibilità di scadere anticipatamente, però in realtà la prossima data di valutazione per l'ottenimento del premio mensile presumo che sarà il 1° di gennaio 2021. Poi ovviamente 1° gennaio è un giorno in cui i mercati sono chiusi, quindi sarà il 4 di gennaio, mi viene da dire. Sì, esatto, questa è proprio una caratteristica di questo certificato che volevo approfondire, insomma, successivamente, e per cui abbiamo una data di valutazione, come vediamo, a settembre 2021, che permette appunto di ottenere il rimborso anticipato solamente dopo 9 mesi. Questo in realtà è un vantaggio, se vogliamo, per l'investitore, perché può beneficiare delle cedole per i primi 9 mesi senza possibilità che il prodotto venga rimborsato anticipatamente, per cui per i primi 9 mesi il prodotto potrebbe pagare la cedola qualora si verificassero le condizioni, ma non potrebbe essere rimborsato anticipatamente. Il 1° settembre 2021 invece si possono delineare due diversi scenari. Qualora tutti e tre i sottostanti avessero una quotazione pari o superiore alla barriera autocall posta a 75,52 per AstraZeneca, 164,27 per Moderna e 37,55 per Pfizer, il certificato scadrebbe anticipatamente rimborsando il valore nominale più la cedola del periodo e le eventuali cedole conservate in memoria. Qualora invece anche uno solo dei sottostanti si trovasse al di sotto della barriera autocall, trattandosi come al solito di un basket worst off in cui si va a considerare solamente il peggiore, ma comunque tutti e tre avessero una quotazione superiore alla barriera premio, il certificato proseguirebbe lungo la sua durata pagando il premio mensile e appunto non venendo rimborsato anticipatamente. Come dicevo, questo prodotto ha una struttura particolare che si adatta molto bene a quelle che sono appunto le situazioni attuali del mercato, poiché è stato emesso in un periodo sicuramente di prezzi elevati, per cui abbiamo una struttura step down decrescente che passa dal 95% all'85%. Se andiamo a vedere nella slide successiva, per i primi mesi, la struttura, come dicevo prima, per i primi mesi il prodotto non può essere rimborsato anticipatamente, permettendo quindi di incassare le cedole eventuali senza possibilità di autocall, mentre a partire dal nono mese, per cui a partire da settembre 2021, il prodotto ha una barriera autocall del 95% per 3 mesi. Successivamente abbiamo un periodo di circa 10 mesi in cui la barriera è pari al 90% e praticamente poi per l'ultimo anno una barriera dell'85%. Questa struttura decrescente appunto supporta l'investitore qualora ci fossero eventuali ribassi del sottostante, aumentando la probabilità del rimborso anticipato. Ecco, Alessandro, facendo un piccolo passo indietro anche alla slide precedente, vorrei far notare anche agli amici a casa alcune cose che magari non hanno percepito appieno in termini proprio di rendimento. Il prezzo attuale a cui scambia questo certificato su AstraZeneca, Moderna e Pfizer, il cui codice ISIN è DE000VQ122X0, attualmente sul mercato scambia significativamente sotto la pari, perché è stato emesso, come si ricordava, a 100 euro per certificato, attualmente scambia in area 89,60, il che vuol dire che sia il rendimento mensile, che è 0,84 euro, che in origine rappresentava un rendimento del 10,08% per anno, rendimento lordo in realtà, allo stato attuale dei prezzi diventerebbe un 11,2%. Ma se si va a vedere
solamente senza considerare i premi eventualmente pagati su base mensile, quello che è lo scenario che si viene a creare da qui al 1° settembre 2021. Ecco che in caso di scadenza anticipata e un riconoscimento di 100,84 euro per certificato detenuto in portafoglio, ai prezzi attuali l'investitore otterrebbe un rendimento del 12,54%, cui per l'appunto sommare anche il rendimento mensile. Non è un rendimento per niente banale se si considera l'importanza del tema, sottostante la strategicità anche di queste aziende nello sviluppo di una risposta efficace al vaccino, in un anno in cui, insomma, abbiamo visto il coronavirus mettere in ginocchio molte economie. Sì, è sempre quell'extra rendimento sul capitale dato appunto dal prezzo sotto la pari, questo è significativo, per cui rende, questa caratteristica rende il prodotto ancora più appetibile, sicuramente. Un altro tema caldo di questo 2020, volendo anche legato al Covid per una questione di distanziamenti sociali, ma non solo, anche in un'ottica prospettica per le misure pro-ambiente messe in campo che stanno favorendo lo sviluppo elettrico di queste tipologie di prodotti, è quello del comparto automobilistico. Ed ecco dunque che abbiamo visto e parlato più volte anche nei mesi scorsi dei certificati su Tesla che avete portato sul mercato, ma in questo caso io sto pensando proprio a un certificato, a un basket che ha come sottostante quel FCA di cui anche quest'oggi Pietro Origlia con il suo long ha confermato la bontà del quadro grafico. Tesla e Volkswagen, e qui abbiamo anche la possibilità di prendere posizione su un titolo americano senza essere assoggettati a quel rischio di cambio in cui tipicamente ci si espone quando si investe su dollari in dollari, per esempio, o in altre valute diverse dall'euro, e in questo momento vediamo come l'euro sembra proiettato verso 1,25, quindi il rischio cambio è concreto, però insomma abbiamo Memory Cash Collect proprio su FCA, Tesla e Volkswagen. Sì, esatto, questo è un prodotto appunto costruito su un basket composto da azioni di aziende operanti nel settore automotive, appunto, e FCA, Tesla e Volkswagen. E come hai detto tu, è un prodotto che pur avendo come sottostante un titolo americano, gode dell'opzione quanto che protegge l'investitore da eventuali fluttuazioni nel tasso di cambio, appunto, euro-dollaro. Così come per tutte le altre valute, e questa caratteristica appartiene a tutti i nostri Memory Cash Collect, per cui si può sempre beneficiarne, e è un prodotto con durata 2 anni, gode anche in questo caso di effetto memoria, barriera autocall a differenza di prima statica al 100%, ma una barriera premio step down, in questo caso dall'85% al 65%, con un decremento del 5% trimestrale. Per cui ogni trimestre la barriera premio diminuisce del 5%. La barriera capitale, anche in questo caso osservata a scadenza, è del 60%, e vediamo un premio trimestrale di 5,52 euro con un rendimento annualizzato del 22,08%. In questo caso la data di valutazione è posta subito dopo il primo trimestre dall'emissione, per cui 1° marzo 2021, alla quale si potrebbero verificare come prima due scenari, ovvero qualora tutti e tre i sottostanti avessero una quotazione superiore alla barriera autocall, si andrebbe in rimborso anticipato al valore nominale più la cedola del periodo, per cui un valore totale di 105,52 euro. Qualora invece anche uno solo dei sottostanti si trovasse al di sotto della barriera autocall, ma comunque tutti e tre avessero una quotazione superiore alla barriera premio, in questo caso la barriera premio che vediamo sarebbe quella dell'85%, per cui 1,219 per FCA, 492,26 per Tesla e 121,29 per Volkswagen, il certificato proseguirebbe lungo la sua durata pagando il premio del periodo e appunto andando avanti nella sua durata.
Ecco, peraltro, secondo me merita una nota di rilievo il sottolineare come questo certificato che ricordavi paga un premio trimestrale di 5,52 euro per azione, che da un punto di vista annuale considerato sul prezzo di emissione corrisponde a un 22,08% annuo lordo. Ecco, riuscite a fornire un rendimento così elevato, perché è un rendimento elevato, proprio grazie anche alla volatilità probabilmente di uno di quei sottostanti quale è Tesla, che permette insomma di andare a fare una costruzione dello strumento davvero interessante, perché gli sottostanti li abbiamo visti, sono tutti molto interessanti e tutti al centro dell'interesse degli investitori internazionali, ma soprattutto è il rendimento annuo che spicca ed è davvero significativo. Sì, esatto, sicuramente l'inserimento di Tesla all'interno del basket garantisce una cedola più elevata alla volatilità, per cui sicuramente è un prodotto interessante sia in quanto, sia per quanto riguarda il rendimento, sia per quanto riguarda i sottostanti che comunque appartengono ad un settore che sta mettendo soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda Tesla agli investitori. Chiaro, però ecco, non solo aziende internazionali come Fontobel, non tralasciate nemmeno quello che è il mondo del mercato italiano, le blue chips italiane. In questo caso, quali sono le novità? Sì, per quanto riguarda le blue chip italiane, per cui le aziende con maggiore capitalizzazione, abbiamo emesso proprio oggi, va sul mercato proprio oggi, un prodotto con sottostanti Enel, Eni e UniCredit, per cui tre aziende appunto appartenenti al nostro FTSE MIB che ha brillato nel mese di novembre. E andiamo a vedere le caratteristiche. In questo caso abbiamo sempre una durata di 3 anni. Un effetto memoria sempre appunto come gli altri prodotti, una barriera autocall del 100% e una barriera premio uguale alla barriera scadenza del 70%. In questo caso il premio trimestrale è di 25,16 euro a fronte ovviamente di un valore nominale di 1000 euro anziché 100, per un rendimento annualizzato del 10,06%. Anche qui, alla prossima data di valutazione, gli scenari che si potrebbero delineare sono due. Il primo è appunto il rimborso anticipato qualora tutti e tre i sottostanti si trovassero ad un valore pari o superiore alla barriera autocall. Il certificato in questo caso verrebbe rimborsato anticipatamente pagando il valore nominale di 1000 euro più la cedola dei 25,16 euro. Mentre invece se anche uno solo dei sottostanti dovesse trovarsi al di sotto, ma comunque tutti e tre superiori a quel 70% appunto che corrisponde alla barriera premio, il certificato proseguirebbe lungo la sua durata pagando il premio del periodo. In questo caso vediamo come la barriera premio sia diciamo meno profonda del solito, ma se andiamo comunque a focalizzarci sui singoli grafici dei sottostanti, vediamo come comunque soprattutto Eni e UniCredit si trovino ancora su livelli, diciamo, che non vanno a recuperare il gap creato appunto con il crollo di marzo-aprile, per cui fornisce comunque una protezione abbastanza solida. Ecco, appunto, vediamo come la barriera capitale in questo caso si trovi su un livello, sicuramente ancora basso, sia per Eni che per UniCredit, mentre invece Enel comunque ha subito forti rialzi, soprattutto ultimamente, ma ha dimostrato di poter appunto ottenere quei livelli nell'ultimo anno, per cui ecco insomma una protezione per quanto apparentemente meno profonda rispetto ad altri prodotti che abbiamo visto arrivano addirittura al 50%, ma che se andiamo appunto ad analizzare i singoli sottostanti sicuramente dà fiducia, ecco. Perfetto Alessandro, sei stato molto chiaro. Ricordo anche agli amici a casa che se vogliono approfondire gli strumenti che abbiamo appena visto, così come numerosi altri strumenti sia sul fronte del trading che degli investimenti, il portale di riferimento è certificati.fontobel.com. Se invece volessero avere informazioni scritte o a voce, possono assolutamente scrivere a certificati chiocciola fontobel.com o dall'Italia chiamare il numero verde 879
86-93, questi dunque i riferimenti da contattare per avere maggiori approfondimenti o comunque scoprire direttamente e indirettamente quelle che sono le possibilità di investimento presenti grazie agli strumenti portati sul mercato da Fondo per i Certificati. Alessandro, io ti ringrazio, noi ci rivediamo prossima settimana. Perfetto, Riccardo, grazie a te, buon weekend a tutti. Buon weekend anche a te. Allora, siamo al termine della puntata odierna di InvestTV. Noi ritorniamo ovviamente lunedì. Non ci fermiamo prossima settimana nemmeno per il Ponte di Sant'Ambrogio, quindi in onda sia il 7 che l'8 di dicembre. D'altronde i mercati sono aperti e andremo a fare il punto su come sono andate le strategie in gara quest'oggi e a scoprire cosa ci forniranno come spunti operativi i trader in gara nei prossimi giorni. Grazie ancora e buon fine settimana a tutti voi.